Continuiamo lungo la strada del liceo Midwich. Parecchi di voi, almeno quelli con una certa memoria, e non voglio offendere quelli che non se lo sono ricordato, semplicemente è una cazzata. Comunque, chi ha giocato a Silent Hill 1 si ricorderà sicuramente che c'è la Elementary Midwich School, o Midwich Elementary School, ecco, per la precisione. Qui invece si tratta di Midwich High School. Bene, già questo non ci torna, ma potrebbe essere semplicemente una reinterpretazione dei personaggi e degli eventi del gioco. Beh, staremo a vedere. Scavalchiamo e oltrepassiamo la seconda recinzione per ritrovarci nel campetto, ecco, di gioco. Officer? Harry, I've been calling you. Did you switch your phone off? No, I just, I was, I don't know where I was. Harry, you okay? Yeah, I'm okay. I'm out of the woods. I'm on a football field. I think it's the high school. Midwich High School. Listen, Harry, Midwich has a gym. They often use it as an emergency shelter in severe weather. Go to the gym and wait there for me. Emergency shelter? Cheryl could have been taken there. Yes, Cheryl could be there. Will you do this for me? Yeah, I'm going. But if Cheryl's not there, I can't wait. I'm sorry, I just can't. Harry, So we get to the halcyon days of high school. When I was starting out, the popular theory said it was their mom and dad that screwed a person up. But if you really want to screw someone up, I say, send them to high school. I bet you took studying seriously. Nice folders and neat workbooks. Okay, let's move on. I'm going to throw out some words. Nod when they fit how you were at school. Shake your head if they don't. Ready? Jock. E ci ritroveremo di nuovo nello studio del dottore a svolgere l'ennesimo test. A questo punto sarete praticamente diventati esperti di questi test e ci avrete fatto l'abitudine. Questo test in particolare segna parecchio, ma sottolineo parecchio, l'andamento che prenderà il gioco. Quindi stiamo attenti a quello che rispondiamo. La prima parte del test segnerà davvero in maniera decisiva il finale. La seconda parte del test segnerà semplicemente il prossimo enigma che andremo a svolgere e quello che succederà durante la scuola, durante la sezione della scuola. C'è da dire un'altra cosa. Ad un certo punto della nostra partita, per una serie di eventi che non sto qui a raccontarvi perché vedrete prossimamente, Harry Mason cambierà d'abito. E a seconda dell'andamento che state prendendo durante la partita, potrà indossare diversi abiti. Ogni abito, ovviamente, corrisponde ad un finale in particolare, ma di questo ne parleremo più avanti. Adesso ci ha chiesto quale di queste parole corrisponde a noi stessi al tempo del liceo. Per il finale Love Lost, la parola atleta, che è la prima che ci ha proposto, non ci appartiene, quindi diciamo no. Next. Slut. Oh sì, dottore, sono proprio una troietta, sai. Ovviamente nemmeno troietta ci appartiene, ecco. E se siete tentati dal premerlo, se volete ottenere il finale Love Lost, dovete premere no. Drunk. E nemmeno questo ci appartiene. Virgin. Qui mi trovo ad un bivio. Volendo essere sincero, al tempo del liceo io ho perso la mia verginità, quindi dovrei dire di sì, ma per... quindi scusate, dovrei dire di no, perché al tempo del liceo io personalmente ho perso la mia verginità, quindi non mi dovrebbe appartenere. Nel caso del finale Love Lost dobbiamo dire di sì, che siamo dei verginelli. Bully. E questo è proprio lontano da noi, quindi no. Slacker. E nemmeno Scansafatiche ci appartiene, quindi no. Okay, let's take a different tack. On the table, I've laid out a blank timetable and some cards with lessons on them. Pick out the lessons to show me your perfect school day. Don't leave any empty. There are only four periods, and I've allocated a very generous lunch. Bene, questa seconda parte di test, a meno che non facciamo una scelta in particolare, sarà solo incidente per quanto riguarda l'enigma che andremo ad affrontare nel livello della sezione, o nel capitolo, se preferite, della scuola del liceo. Dunque, per il finale
a sfondo sessuale, io consiglierei di mettere l'educazione sessuale al primo posto, che vi fa guadagnare pochissimi punti su quella strada, certo, ma sono pur sempre punti. Quindi l'unico caso in cui, insomma, questa cosa può esserci utile per il finale è solo quando mettiamo educazione sessuale al primo posto. Nell'altro caso sarà semplicemente, insomma, un test che cambierà il nostro enigma, il nostro prossimo enigma. Consiglio però di tenerlo proprio fuori nel caso in cui non vogliamo questo finale, quindi non considerare affatto educazione sessuale. Mettiamo teatro al primo posto. Mettiamo letteratura, poi magari composizione, dopodiché possiamo metterci geografia o religione. Ma sì, mettiamo religione magari. Eccoci qui. Questo ci permetterà di avere un enigma anziché un altro, ma ovviamente nel filmato in cui svolgerò quell'enigma troverete una descrizione video che vi illustrerà per segno come svolgere l'altro, quello a sfondo scientifico. Quindi lui con l'algoritmo elaborerà, capirà se siamo più propensi agli studi umanistici o a quelli scientifici. Io preferisco onestamente questo enigma che riguarda gli studi umanistici, è molto più divertente, molto più sfizioso, quindi lo preferisco, ma nulla vi vieta di mettere ovviamente materie tipo scienza, matematica e quant'altro. Done. Nice. If that was all there was to it, it would have been a breeze, wouldn't it? Come on, let's talk more about the bad stuff that happened at school. E ci ritroveremo praticamente nel campetto della scuola, ancora una volta. Cosa facciamo? Proseguiamo, ovviamente, perché non possiamo restare lì insomma, bloccati. Non possiamo impallarci in un angolo di mappa. Proseguendo sulla sinistra noi troviamo questa porta. Gonna need a key. Che lui non ha tentato di aprire, ha praticamente tentato di smontare. Gonna need a key. Guarda che cattiveria che ci mette nell'aprire le porte questo. Dunque, svoltando l'angolo noi troviamo una finestra. No, non entreremo dalla finestra, semplicemente la apriamo per ritrovare una chiave. I custodi di questa scuola sono molto molto intelligenti, molto furbi e molto diligenti. Devo dire di sì. La chiave ovviamente corrisponde alla porta che abbiamo qui. Eccoci. Rapida occhiata in giro, ci ritroviamo in questa stanza. Qui ci sono degli elementi da esaminare nel caso del finale drunk. C'è quella roba lì che non posso spostarmi troppo, che è praticamente uno di quei bong per fumare, quindi esaminatela se volete punti verso quel finale. E c'è anche un poster lì che vi consiglio nel caso del finale a sfondo sessuale. Qui apriamo, mi pare non ci sia nulla, a parte pantegane e confezioni di Mastro Lindo, vabbè. Apriamo la nostra porta per ritrovarci in una delle aree principali della scuola. Ci sono altri poster, addirittura lì sulla sinistra c'è un numero di telefono. Anche quello ci darà punti per il finale Drunk Dead, perché è un numero da chiamare nel caso in cui si vuole della tequila, quindi ve lo consiglio per il finale Drunk. Io lo evito del tutto. Esco piuttosto dalle doppie porte e seguo l'interferenza per sbloccare un altro messaggio. Grande! Leggiamo, soffocamento. A tutti gli studenti, fra i ragazzi, imperversa una moda folle, il famigerato gioco del soffocamento. Non siate stupidi, non rischiate la vostra giovane vita e la vostra salute. Nessun genitore merita di seppellire il proprio figlio. E sono d'accordo pienamente con chi ha scritto l'annuncio. Allora, proseguiamo verso questa direzione. Torce pressoché inutile in questo momento. Ci troveremo davanti a Wonderland Burger. Ok? Bene. Io lo aggiro un attimo per recuperare prima delle altre cose. Ecco qui. Eccoci. Ci ritroveremo sulla parte opposta. E sulla destra non c'è nulla, quindi inutile esaminare, ma sulla sinistra troveremo un locale.
che potrà variare in base alle risposte che noi abbiamo dato al dottore nello studio. Potremmo trovare la cat house, come in questo caso, oppure la honey trap, che, ripeto ancora una volta, differisce davvero poco l'uno dall'altro, perché troveremo lo stesso souvenir e la stessa foto addirittura. Forse potrebbe cambiare in maniera molto molto sottile il significato del messaggio che ci darà la foto, ma sostanzialmente noi recupereremo sempre le stesse cose, quali che siano le scelte. Almeno per quanto riguarda gli oggetti collezionabili, state certi che non lo perdiamo. Cioè, che non li perdiamo e non tralasciamo nulla. Buio pesto qui dentro. Ci sono foto, fotine di donne succinte. Non ci interessano. Notiamo sin da subito quest'eco di questo fantasma. Ecco qui. Bene, con un messaggio vocale. Sorry, I hit you. I guess I was just mad at myself. You look so much like my daughter. Just put the wig back on and let's go upstairs. Devo dire molto molto ambiguo questo messaggio. Ovviamente avrete capito che si tratta di un locale slash casa d'incontri, una cosa del genere. E il messaggio non è proprio, diciamo, bigotto, anzi, tutt'altro. È parecchio, diciamo, spinto e particolare, ecco, diciamo particolare per definirlo. Di sopra troveremo una confezione a forma di cuore, dove troviamo, che schifo, un insetto soffocato nella resina. Che classici insetti da collezione. Ecco. I souvenir e le foto da collezionare qui in questa sezione della scuola sono davvero tantissime, ma non ne perderemo nemmeno una. Attraversiamo con un salto che nemmeno Ezio Auditore saprebbe fare. Ecco, ci ritroviamo nella parte superiore di quel Wonderland Burger che abbiamo visto prima di sfuggita. Quindi, come vedete, non ho tralasciato nulla. E qui troveremo ben tre cose da recuperare, a partire dall'eco. Ecco, messaggio eco. Non riesco a credere che abbiano fatto una battuta simile in presenza di Rick. Tutti sanno quanto fosse legato a suo fratello. Ci fa intuire che probabilmente qualcuno ha fatto una battuta sul fatto che questo tizio fosse morto o qualcosa di simile, e che era molto molto fuori luogo. Apriamo la porta qui per ritrovarci nella hall, quindi dove si pranza, e qui recupereremo un altro eco. Sono volati tutti gli Happy Meal per terra. Why can't you be relaxed with me like you should? Is it your parents' house? You don't want to do it there? There's other places. Why you gotta be so frigid? Ecco, e questo è un messaggio di quest'altro viscido che non è molto contento che la ragazza non riesca a farlo. Dico, ma caspita, ma avete tutti in testa solo l'idea di scopare come ricci? Diamine. Dunque, nella cella frigorifera, troveremo un altro souvenir. Ovviamente, cosa possiamo mai trovare in un frigorifero se non una Barbie? È una cosa assurda. Chi è che non conserva le proprie bambole, le proprie brats nel frigorifero? Tutti, no? Siete strani se non lo fate. La mia ragazza perfetta di plastica. Leggiamo Tini, che non so se si riferisce al fatto che sia una teenager oppure al modello della bambola, ma ci interessa ben poco. Conservata la nostra bambola di plastica presa dal frigorifero, noi ci apprestiamo ad uscire.